Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui per un nuovissimo episodio dedicato alla carriera allenatore con il Brighton. Prima di cominciare, se vi siete persi gli episodi precedenti, mi raccomando, abbiamo iniziato la terza stagione, primi due episodi di calciomercato, quest'oggi continuiamo, sarà un episodio intenso, forse un pochettino più breve rispetto ai classici episodi domenicali ai quali vi ho abituato recentemente, però sicuramente molto intenso, pregno di avvenimenti. Ieri Fourier Challenge spettacolare, venerdì challenge dedicato a un calciatore kirghizo spettacolare, insomma tutto spettacolare, sì, tutto spettacolare, andate a recuperare dei video precedenti, mi raccomando. Allora, grazie perché ho letto tutti i vostri commenti e c'è parecchio da fare, nonostante siamo qui, quest'oggi arriveremo fino alle ultime 10 ore di mercato, lascerò le ultime 10 ore per sistemare le ultime cosine. Però quest'oggi ci facciamo due settimane, più due partite, e qualcosa capiterà. Allora, dicevo grazie perché mi avete dato tantissimi consigli, abbiamo chiacchierato del più e del meno, dell'aspetto tattico, dell'aspetto numerico anche. Sicuramente qualche altra uscita dovremo farla, e una delle cose importanti è chiaramente dove dobbiamo tappare. Allora, per quanto riguarda la difesa, quest'oggi andiamo su un terzino di destra, aspettiamo qualche resoconto. Forse un altro difensore centrale, raga, perché io effettivamente non mi ero accorto, ma Dunk sta calando letteralmente a picco, come un paio di pantaloni che non hanno la cintura. Cioè, fra veramente poco, è un 79 Dunk. Cioè, noi rischiamo che a gennaio il nostro Lewis, per quanto bene gli vogliamo, ce lo ritroviamo, non lo so, a 76. Mi verrebbe da pensare che forse un altro centrale ci vuole. E quindi siamo con 2,85. 1,83 come primo sostituto, secondo me un altro 82 potrebbe servire. E ovviamente il terzino di destra perché abbiamo solamente Sasha. Abbiamo parlato anche del fatto che Sudakov effettivamente potrebbe giocare centrocampista centrale accoppiato con Waffer, perché le caratteristiche sono del giocatore di qualità effettivamente. Poi è chiaro, è un giocatore che nella fase offensiva dà il meglio di sé, però insomma nella realtà siamo abituati magari a dei cambi di ruolo. Qua davanti ovviamente come sempre manca un attaccante. Ora l'attaccante non deve per forza essere di 1,90 m, super tamugno, super fisico, deve secondo me avere caratteristiche importanti, semplicemente deve essere un giocatore che quando mi gioca, mi entra al posto di Santiago Jimenez, può veramente spaccare la partita. Sulla destra io ho inserito anche Fresneda, credo si sia appena trasferito al Bayern Monaco. Ho inserito Molina, ma secondo me è un pelo troppo, giusto un pelino troppo. Dodò si è appena trasferito al Crystal Palace, però ragazzi, ma che cazzo, roba me ne frega se si è appena trasferito, non mi interessa. Dobbiamo prendere quello, ecco Wanderson, forse Wanderson potrebbe essere e fare al caso nostro, perché alla fine... Ma sapete che Wanderson che mi fa cicicocò con Joao Pedro? Ma sapete che... Eh? La piccagna, la cuccagna, la Joao Pedrata. Oh, ragazzi... Che io gioco a Pedrizzo Wanderson 42 milioni. Vediamo se riusciamo a fare una mezza porcheria. Vediamo se riusciamo a fare una mezza porcheria. Villarreal. Allora, noi ci vogliamo tanto bene, tantissimo bene. 38 milioni con la clausola al 15. Loro mi chiedono 46. Possiamo, secondo me, tirchieggiarcela ancora un pochettino, perché i milioni sono tanti, ma si fa sempre presto a spendere. Mamma mia, faccio schifo, ma sono un grande. Faccio schifo, ma sono un grande. Guarda che secondo me riusciamo a stare sotto i 40 milioni. L'ultima possibilità. 39,9. L'ultima possibilità. Ah, va bene, accetto. Allora, abbiamo un compagno di merende di Joao Pedro. Va bene, ci posso stare. È un esterno di destra che, tra l'altro, non faticherei a credere se, andando a vedere il piano di crescita fra qualche settimana, mi diventa un 83, un 84, è un giocatore che se prende campo sicuramente, vabbè, importante, ci sta. Abbiamo tante partite, non so perché è arrivato sporadico. È uno di quei giocatori che non fatica a crescere, Wanderson, quindi ci sto. Gli facciamo fare un bel salto di qualità, si viene a giocare la Champions League, non ho idea di quanto io ti possa dare però, carissimo. Cioè il Villarreal ti sta pagando 4 noccioline. 80k direi che ci siamo. Va bene con il bonus d'ingaggio e abbiamo aperto l'episodio con un nuovo terzino di destra. La linea difensiva sta prendendo forma. Così, quando non mi gioca Sasha, io comunque so che ho un giocatore che spinge parecchio, che difensivamente magari qualche buco lo può lasciare, ma noi cosa facciamo? Gli potremmo anche migliorare la fase difensiva. Per quanto riguarda invece la centrale, ragazzi, forse qualche resoconto lo dovremmo aspettare. Però...
Vi dico subito perché ho aggiunto qualche nome in più che potrebbe sicuramente esserci utile. Il primo nome, Tapsoba, sicuramente costa tanto e fargli fare il primo sostituto o comunque il secondo sostituto è un peccato. Chiunque volesse giocare a Warzone con me lo faccia sapere sotto nei commenti. Quello che mi piace tantissimo di Tapsoba, raga, e ormai l'avete capito, no? Come li voglio i centrali. Passaggio lungo 80, passaggio corto 83. Cioè, questo è un giocatore che comunque i piedi li ha montati nel verso giusto. E ci siamo. L'altro giocatore che mi ispira tanto, che mi intriga tanto, me l'avete consigliato anche voi, sarebbe bello riunire Antonio Silva insieme a Inacio. Ecco, secondo me Antonio Silva ha l'overall più da turnover. Avropanos si è appena trasferito, però sti cazzi... E poi in realtà si ha lì, Queste sono le mie idee. Avanziamo un attimo, perché poi volevo parlare anche un attimo dei centrocampisti, degli attaccanti. Stiamo aspettando il resoconto per Ziggs. Eccolo qui. Eccolo qui il resoconto per Ziggs. Ragazzi, qui c'è una svolta. Ho visto che in tantissimi vorrebbero Ziggs, ma se non ha un overall adatto, secondo me non ha molto senso, perché qui stiamo cercando di upgradeare. Ziggs è un giocatore che nella realtà sta facendo cose enormi ed è un giocatore che non si merita, secondo me, questo overall, questo potenziale. Spero lo potenzieranno, però credo che in questo caso, ragazzi, Ziggs non possa fare per noi. Sicuramente Mazzilu è acerbo, lo daremo in prestito. Però io ho inserito dei nomi che secondo me potrebbero fare più al caso nostro. Mamma mia, veramente un peccato. Veramente un peccato, ma ho paura che possa essere inadatto al livello che stiamo cercando, semplicemente. Proprio per sviluppo di caratteristiche. Io ho inserito Isaac. Ho inserito Højlund, che probabilmente il Manchester United non mi venderebbe mai. Ho inserito Wai. Wai non ha proprio le stesse caratteristiche di Jimenez, anzi, no. Però è un giocatore che quando subentra, secondo me, spacca. In più ha Acrobata. Come stile, cioè, guardate che stile di gioco c'ha questo Wai. Spettacolare. Guri invece ha un pochettino le stesse caratteristiche, no, di Wai, ma downgradate un pochetto. Chi invece mi ha stupito è Adam Lozek. E sapete perché mi ispira Lozek? Perché io il 90% dei giocatori che sono all'interno di questo hub mercato li ho visti giocare, non che me ne possa vantare, nel senso almeno una partita. La Bordo l'ho visto giocare, Gorilla l'ho visto giocare, Wai l'ho visto giocare, Oil l'ho visto giocare. Io Lozek non l'ho mai neanche visto intero. L'ho sempre solo visto nelle foto. E questa cosa qui mi ispira. Mi ispira perché potrebbe essere una buona scoperta. Guardate sto porco di Ferguson che gli ha dato un 86. Ah, vergognati! Ah, cattivo! Tacci sua, oh. Ma basta, basta! Basta! Non ve lo do. Basta, basta. Io non ve lo voglio dare. Allora, signori, mi devo spogliare. Ora che sono nudo, posso tranquillamente cuffieggiarmi le orecchie. Sì, perché questa partita contro il Crystal Palace ce l'andiamo a giocare. Ci sono ancora un paio di aspetti che dobbiamo comprendere, capire. Come vi ho detto, giocheremo comunque parecchio quest'anno. Occhio a Francia. Potrebbe metterci in difficoltà. Allora, la nostra formazione, tra l'altro sono cambiate un po' di facce, forse ve l'avevo già detto nello scorso episodio, vede l'esordio di Medina. Ma scusatemi ragazzi, oggi andiamoci così. Non dobbiamo, secondo me, aver paura di passare da un modulo all'altro. Perché? Perché noi li gestiamo entrambi molto bene. Facciamo giocare anche Cup Mainers, così trova spazio. Olè. Direi che possiamo andare in campo così, signori, sempre sul pezzo e forza. Seagulls. Ma che bella! È la prima volta che lo vediamo in due stagioni, questa visuale dello stadio del Brighton. È volato qualcuno! Qualcuno è volato! Non ho visto chi si è messo le ali. Era Medina? Tac. Inciso! Ma che palla era, inciso? Ma perché quel controllo mi toma mio? Quasi... troppo intellettuale. Jimenez, gran palla recuperata. C'è il movimento di Jimenez. Jimenez rientra. Jimenez. E questo, signori, è perché amo Santiago. Questo è un dannatissimo gol da mangiatore di area di rigore, signori. Mamma mia. Ha mandato al baretto il 26. E poi col destro. Firma l'1-0 per i Seagulls. Santiago Jimenez, 2 gol, 2 partite. Cosa? 2 gol in 2 partite. Forse sarebbe stato meglio dire 2 partite. 2 gol. Ecco perché non potrei mai fare nella mia vita il commentatore. Che dico cazzate? Ovviamente. Bello, bravo. Io farei così, tipo Ruggero. Cubo. Dove c'è Santiago Jimenez? Come si è salvato? Il Crystal Palace? Mamma mia, White. Con che prepotenza.
Con che prepotenza! Occhio Medina! No, è sempre White! Ora! Marco! Lascia lì! E poi Verbrugge! Mamma che stai a fa? Beach volley! A coso? Verbruggen! Siamo in spiaggia, eh! Finita l'estate! Mamma mia, Cup Manners! Due palloni recuperati come il maestro Waffer! Come il maestro cioccolataio Waffer! Inciso! Jimenez! In profondità Cup Manners! Guardate come si spinge in avanti Valentino! 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 Mamma mia! Sena Franca! Inseguito da Medina! In qualche modo Verbruggen. Mamma mia, che rischio qua. Togliamo Jimenez, mettiamo dentro João Pedro. Serve assolutamente raddoppiare. Io non l'avevo visto Rosier in quest'ombra, non l'avevo visto. Chiedo scusa, andrò all'inferno per questa cosa qui, ma non l'avevo visto. Anche ad Ingram, non sapevo ci fosse. Dai, Parisi, ti prego, un intervento me lo fai buono. Mamma mia, White, oggi che partita. Autoritaria, autoritratto, autorevole, autoriale. Mamma mia. Signori, ce la siamo portati a casa, dai, con un po' di fatica, ma ce la siamo portati a casa. La siamo portati a casa, vero? Fischi? Fischi la fine? Signore? Finita qua, finita. Bene così, 1-0. Oh, nel frattempo, due partite di campionato, tre gol fatti, zero subiti. E va bene così. E va benissimo così. Migliore in campo secondo il gioco, Santiago. Jimenez, molto molto bene, Cup Manners. Molto molto bene Cup Manners, che ha appreso le caratteristiche dell'arpionaggio da Waffer. Il Manchester City vuole l'Obertone, non lo avrete. Ma cosa minchia volete? È arrivata un'offerta per il prestito di Mazzelo da parte dell'Ons. Da parte dell'Ons. 2 anni. Il Lens ha Wahi. Il Lens ha Wahi. Uno sconto su Wahi me lo fate? Il Milan si è interessato ad acquistare Giulio Cesare Enciso. Sarò scemo? Sarò sciocco? Io non lo voglio dare. Io non lo voglio dare perché sì, è vero. Se noi giocassimo con questo modulo, forse farebbe fatica a trovare spazio. Però io quest'anno ho veramente tante partite. Non voglio dover richiamare qualcuno. Io non lo voglio dare, insisto. Cioè, una big, quella che vorremmo diventare noi, deve avere due squadre. E noi in questo momento abbiamo due squadre. Cioè, no, non in questo momento. Io. No! No! Basta. Per quanto riguarda il centrocampo, io avevo pensato a cacca. E voi direte, Menzo, avevi pensato a cacca. E minchia, stai a dire. Qui resoconti, un po' di valori, niente. Mannaggia la miseria. Avevo pensato a caccheré. Però, scusatemi, solo se va via Robertone. Solo se va via Robertone. Sì, vabbè, Miretti, ok, Gallagher, anche Gallagher, non mi dispiacerebbe. Però cacca. Cacca perché dalla Lazio stiamo facendo molti, molti colpi. Io penso si sia appena trasferito, non lo so. Non lo so. Non so come dirvelo. Caccheré comunque. Avevo pensato a lui, però prima deve uscire Robertone. Io provo a prendere Wai, ragazzi. Ho preso la mia decisione. Forse fisicamente andiamo a perdere qualcosina. Però, boh, è un giocatore. Un Wai Yuhu, un bel ritorno di Wai Yuhu. Non mi dispiace. Non mi ricordo quanto posso chiedere. Allora, voglio uno Sudakov. Ma voi sapete cosa vi pigliate al posto di Sudakov? Ti sto dando Mazzilu, ti sto dando Mazzilu. Ti sto dando Mazzilu, non posso darti nient'altro. Non posso darti assolutamente nient'altro. Davide Martinez è diventato un 76 nel frattempo. Ti sto dando Mazzilu. Cosa vuoi, no, me? Ne voglio uno 78 con la clausola sulla rivendita al 10. Io ti modifico la clausola. Ti metto al 15%. Te ne do 65. Gli serve tempo per riflettere. E noi li facciamo riflettere. Va bene. Proviamo a prendere anche l'Ozek. Totalmente diversi, ragazzi. Però va bene, fa lo stesso. Non è importante, non è un problema. Diamo al mister. Prendiamo Ferguson. Allora, Ferguson mi è 1,88, 75 kg. Cioè, l'Ozek hanno la stessa agilità. Cioè, l'Ozek ho paura che mi sia un Ferguson, capite? Però tecnicamente. Ma andiamo con YI. Inaccettabile per YI, 74 milioni. Non lo so. Non capisco. Secondo me l'offerta che avevo fatto non era male. 68,4. Quanto avevo offerto prima? Scusatemi. 67,5 con clausola. Signori, è il nostro nuovo attaccante? Wahi Yuhu? Di nuovo? Di nuovo con noi? È una bella scommessa. È una bella scommessa, ma ci sto. Non so perché, ragazzi, me lo sento nel cuore. Vuole importante, tra l'altro, perché capisce che lì davanti comunque ci sono delle gerarchie. Jimenez, Pedro. Sapete cosa? È che ci sono delle volte in cui mi è capitato, raramente ma mi è capitato, di fare acquisti che non mi dessero niente qui, ok? Forse vi capita anche a voi quando giocate nel vostro privato. Bello Kubo in mutande, ottimo, ci piace. E a me, Wai, Medina, White, Pratesi, Jimenez al tempo mi hanno scaldato il cuore.
E quindi io sono contento, perché sento che nella squadra possono far bene, poi posso sbagliarmi. Sono contento. Può crescere ancora, yuppie! Benissimo, benvenuto Wahi. Jimenez è alto come João Pedro? Ma ragazzi, ma siamo veramente sicuri di questa cosa qua? Ma basta, ma non mi rompete le palle. Avanziamo, partita contro il Fulham. Chi è? Mazzilu, ciao, grazie, arrivederci, alla prossima. Grazie mille. È stato fenomenale. 2 anni a Lens, ci siamo scambiati gli attaccanti e va bene così. Partita contro il Fulham, dicevo, ce l'andiamo assolutamente a giocare. Questa è la loro formazione, con Arezzo. Facciamo qualche cambietto, facciamo giocare chi gioca un po' meno magari. Quindi ce l'andiamo così, con Sudakov pronto, chiaramente, a subentrare. Raga, andiamo in campo, sempre sul pezzo. Forza, ovviamente, Brighton. No, Sasha! Ma che palla... Ma questa penso possa essere la chiusura dell'anno, quella di Sasha. Bravo Barco. Cioè non gli si può dire nulla, veramente. Non gli si può dire nulla, Barco. Attitudine spaziale quella di Barco. E adesso spinge. Al centro c'è João Pedro, servito perfettamente. João Pedro. Accelera João Pedro col mancino. João Pedro! La Pedro Pedrata! Pedro Pe! Soli io e te. 1-0! 1-0! Waffer, insegnami a fare la sbarra, te prego. Insegnami a fare la sbarra, sei clamoroso. Non passa niente. Non passa nada. Ad Ingra. Pedro la protegge, attenzione perché si è inserito. Davide! Ci ha messo un po' a caricare questo destro, ma è questo l'inserimento che voglio da lui. Mi è piaciuto tantissimo. Martinez alla battuta dove c'è Ad Ingra. La recupera Waffer. Occhio perché centralmente c'è qualcuno da... Signori, Davide Fratese si aveva preso le misure. Io non ho idea assolutamente di quello che ho detto. È 2-0. Davide Fratese, signori. Il primo gol con la maglia dei Seagulls. Mamma mia, che cacata in testa che gli hai fatto. Ma che gol è questo, ragazzi? Ma che gol è? Tutto attaccato. Ma che gol è? Hashtag ma che gol è? Hai detto forte questo Brighton? Vabbè, adesso aspettiamo. L'Aston Villa era effettivamente una brutta gatta da pelare. Questi primi approcci alle pareti di campionato, non dico che mi fanno ben sperare, ma mi fanno ben sperare. João Pedro, Jimenez. João Pedro, giochiamo a memoria, signori. Ad Ingra può partire sulla fascia di sinistra. Il Fulham non ci sta capendo letteralmente niente. Guarda che roba. Sasha Boy, ma vai a fare, mi fai veramente vergognare di quello che ho appena detto. Guarda che c'è Waffer che insegue. Tu quando c'hai Waffer che insegue non puoi fare nient'altro che cedere il pallone. Signori e signore, Waffer e basta. Tra l'altro Waffer non solo li recupera sti palloni, ma è anche bravissimo nel giocarli, non mi veniva. Fine primo tempo. Very good, guys. Allora, proseguiamo. Esordio per UAE e Sudakov. Non mi sono portato dietro Sudakov, me lo sono portato dietro. Sudakov un pochettino ad agire dietro. Sono fiducioso. Questa coppia inedita. Com'è passato? Verbruggen! Tiene la porta inviolata con un miracolo! C'è anche Bart Verbruggen! Allora, cambi. Fuori Barco, dentro... Dentro... Porca puttana. Dentro Zambrano. Partesi la facciamo far tutta sta partita. Andiamo con Ayala. Mamma mia, Bart, ancora un miracolo. E la teniamo. Non gli regaliamo neanche il calcio d'angolo. Porca miseria, Sasha Boy. Ma ti sei rinco... Bravo, Sasha! Se no vuoi. Bello il varco per Martinez, che è in posizione regolare. Sudakov. Non diamo punti di riferimento. Martinez. Wai. Rodak. Bravo White. Ma cosa hai fischiato? Ma l'hai vista la palla dove è andata? A vergognoso. A ridicolo. A pagliaccio. Papi. E glielo devi far proprio fare, eh. Verbruggen, signori, alza la saracinesca e dice da qui
anche oggi non si passa. Smelinamento. Smelinamento. Smelinamento, signori. White. Martinez punta per l'ultima volta in questo match. Ha puntato talmente tante volte che non si ricorda nemmeno come si chiama. Bravo Bassey questa volta. Finisce qui. Altri tre punti. Fantastici, ragazzi. Veramente bravissimi. Veramente bravissimi. Raga, la linea difensiva paurosa, eh. Barco dietro solamente a Junqueira de Jesus. Così, eh. Ma così, eh. Sì, io ho messo le mani avanti. Classifica. In questo momento siamo primi. 3 vittorie, 0 pareggi, 0 sconfitte, 3 partite, 5 gol fatti, 0 subiti. Io meno di così non potevo chiedere a questo inizio di campionato. No, era... Ok, mi fermo, ragazzi. Mi fermo qui. Le ultime 9 ore le facciamo insieme. Ritirate l'offerta per Enciso. Va benissimo. Chiudo, semplicemente, con... Forse un altro portiere serve. Solo che non ho inserito nessuno nel hub mercato. Però non lo so. Cioè, è difficile che il portiere si venga cacciato. Mi piacerebbe comunque avere come secondo un portiere che gioca effettivamente nel Brighton. Volevo vedere insieme a voi i piani di crescita, dicevo. Perché qui c'è gente che sta per crescere forte. Sta per crescere molto molto forte. Però per Bruggen dobbiamo migliorarti nel piazzamento. Quindi rimaniamo così anche se ci metti qualcosina in più. Ok, sicuramente poi nel corso dell'anno qualcuno si lamenterà. Barco è vicino all'81, ragazzi. Marco è vicino all'81, gli facciamo fare altre 2 partite e diventa 81. Dunk mio, ti voglio tanto bene. Difesa per il momento strepitosa. Lasciami, sei un attimo, giusto un attimo bloccato. Un peccato. Non vedo l'ora di provare anche Wanderson. Però il terzino è un ruolo... complicato. Questo fa male. Questo fa molto male al cuore. C'è la miseria. Mannaggia la miseria. No, centrocampista recupera palloni per Frattesi. Ancora. Migliorare sull'aspetto difensivo. Coop Manners. Allora, mi è leggermente bloccato anche Enciso. Sudakov no. Andiamo con Dinamo. Ayala nemmeno. Regista avanzato, ottimo. Neanche Mitoma, si gode. Adingra, insomma. Non aspettiamoci crescite di overall da parte sua. Martinez, 19 anni. Lo possiamo far arrivare sicuramente anche al 77. Spererei quest'anno, non dico l'80, ma quasi. Mamma mia, Jimenez, ma che cosa ti devo dare? Cosa devo dire? Agilità? Gio Pedro, ti amo. Finisce qui, signori. Allora, cosa potrebbe mancare? Un difensore centrale? Andiamo a vedere se è uscito qualche valore. Se no ci dobbiamo tuffare, no? Dobbiamo andare così. Allora, occhio perché nel valore di Silva... secondo me c'è tanto dell'età. Valore di 44 milioni e mezzo. Secondo me potremmo essere anche sull'83 con Antonio Silva. E poi secondo me siamo a posto, ragazzi. Dovesse uscire un centrocampista, però per il momento mi sono arrivate offerte così. Ci pensiamo, no? Fatemi sapere cosa ne pensate. Per me ci stiamo comunque rinforzando e c'è ancora qualcosa da fare. Noi ci vediamo al prossimo video, saluto a mezza prossima. Ciao a tutti, ragazzi.